Il nuovo progetto di piazza 25 aprile a Castaromagnago continua a suscitare critiche dalla Lega, in particolare sugli stalli che si andranno a perdere e alle eventuali difficoltà di transito di autobus e mezzi ingombranti come i carri di Carnevale. Sono già state fatte le opportune considerazioni, replica il sindaco Pietro Ottaviani, per quella che diventerà la piazza della gente. E poi soffermandosi sulla questione parcheggi. Come possiamo vedere questa è una piazza che in questi anni non è mai stata utilizzata se non... Uh... Per altri scopi. Poi un'altra questione, quella dei parcheggi, che è quella che preoccupa un pochino anche le attività che sono presenti qui sul posto. Ecco, quello che voglio rassicurare è che questi posti che andremo a perdere in questo punto li andremo a guadagnare sulla via 5 giornate dove abbiamo già pattuito con la polizia locale di togliere il disco orario. Un progetto che stiamo portando avanti è quello della realizzazione di un parcheggio in via Carducci e quindi sappiamo bene che la carenza di posti auto è importante per questa città e quindi, come potete capire, c'è un progetto veramente importante. Generale e questa amministrazione ha avuto, se vogliamo utilizzare la parola coraggio, di cominciare a dare una svolta, soprattutto ecologica e di sicurezza alla città. In questo momento siamo in fase di progetto definitivo, esecutivo, dopodiché passeremo all'appalto dei lavori e quindi penso che per la metà di quest'anno potranno iniziare i lavori.